Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale, e bentornati su Gente di un certo livello. Oggi vi porto Janos Hunyadi, che io ho scritto Hyundai su tutto il copione, ma quelli sono problemi miei. Vi ricordate l'ungherese nominato nei video di Skanderbeg e Dracula? Ecco, è lui. E fidatevi, sarà uno dei personaggi più epici di cui vi possa mai narrare le gesta. Janos nasce a Cluj-Napoca un giorno non precisato del 1407. Le sue origini non sono esattamente ciò che uno definirebbe epico. Esce infatti dalla marmaglia di contadini che infestavano le campagne dell'epoca. O forse era di famiglia nobile. Le origini riguardo alla sua nascita sono molto confuse e Janos nel corso della sua vita ha fatto in modo che lo fossero ancora di più. Le uniche cose certe che si sanno sono che sua madre era ungherese, mentre il padre probabilmente rumeno, bulgaro, ungherese o Klingon. Voi la scelta. E poi la nebbia. Di come e dove cresce non se ne ha la minima idea. Si sa solo che un giorno Re Sigismondo d'Ungheria stava combattendo una battaglia per la sua vita contro gli ottomani, quando improvvisamente attorno a lui l'inferno. I turchi erano un numero spropositato e i soldati del re non stavano più riuscendo a contrastarli. Era solo questione di tempo. Quando all'improvviso, voltandosi verso est, vide un uomo a cavallo vestito di bianco. Gandalf? No, molto meglio. Un cavaliere senza stendardo con un'armatura completamente bianca e sullo scudo un corvo con in bocca un anello. Il cavaliere bianco galoppò verso la battaglia brandendo una spada e qualche ora dopo era tutto malconcio, ma seduto sul suo trono fatto di pezzi di corpi turchi. Al che si tolse l'elmo. Ah, ma era Janos! Non che lo conoscesse qualcuno, un signor nessuno sbucato fuori dal nulla. Ma Re Sigismondo immediatamente e comprensibilmente lo dichiarò membro della Guardia Reale. Si scoprì poi che l'armatura se l'era comprata da solo, che oggi equivarrebbe a vedere un barbone in giro il Ferrari. Lo stemma l'aveva fatto disegnare basandosi sui gusti dei suoi genitori e non aveva mai avuto nessun addestramento militare. Ok. Ma nonostante l'azione epica, quella in cui aveva fatto la sua apparizione non era altro che una scaramuccia contro i turchi. Le battaglie vere dovevano ancora arrivare. Nel 1438 muore Sigismondo e viene incoronato re suo figlio Alberto II. Lunga vita al re! E no, muore l'anno dopo. Ma prima di morire, Alberto proclama Janos Ban di Severin, ovvero una specie di governatore dell'area di Severin nella Romania meridionale. Area a stretto contatto con i nemici turchi. Ma si sa, il potere non è mai abbastanza. Così quando c'era da scegliere il successore di Alberto II, al posto del figlio legittimo erede, Janos spinse per la candidatura di Ladislao III di Polonia, che quando salì al trono, per ringraziarlo, lo proclamò voivoda di Transilvania, che è sempre una specie di governatore militare, e signore della fortezza di Belgrado. Ma durante tutti questi giochi di potere, i turchi non è che stavano a guardare. Nel frattempo avevano demolito un esercito formato dalla coalizione di 15 nazioni europee, Ungheria compresa, e ora puntavano dritti verso la Transilvania. Ma Janos, beh, a lui non fregava niente. Era lì ad aspettarli nell'attesa di fare l'unica cosa che avesse senso per lui, ovvero spaccare culi. Iniziarono così una serie di battaglie nell'Europa dell'Est contro le truppe del sultano Murad II. Una domanda, voi che riuscireste a fare in un anno? Passare dal guardaroba estivo a quello invernale? Fare un centinaio di flessioni? Io neanche quello. Beh, Janos in un anno distrusse tre armate ottomane. La prima nell'assediata di Najizeben, dove fece imboscate, rubò rifornimenti, liberò prigionieri e alla fine ruppe l'assedio con truppe numericamente inferiori. La seconda in Valacchia, quando vestì un suo soldato, non uno dei più furbi, con un'armatura bianca e lo fece inseguire da un intero battaglione turco, per poi sbucare fuori dal nulla con un'immensa formazione di cavalieri ungheresi e polacchi e sterminare qualsiasi cosa respirasse. E per finire la terza armata alle Porte di Ferro, una stretta gola sulle rive del Danubio. Era inseguito da 80.000 soldati turchi incazzati neri, ma riuscì a incanalarli nella gola, sigillò l'uscita e poi in pieno Leonida Star cancellò la parola turchi dai dizionari ungheresi. Grazie al suo alto tasso di figaggine, Janos venne scelto per comandare una crociata alla riconquista delle terre che l'Islam aveva sottratto. E quando il cavaliere bianco faceva una cosa, la faceva per bene. Nel giro di pochi anni eliminò più turchi di quanti le donne potessero procrearne, creando una generazione di lesbiche. Sconfisse poi tre pascià, respinse un attacco dell'esercito privato del sultano e riconquistò Bulgaria, Bosnia,
Erzegovina, Serbia e Albania. Era la prima volta nell'intera storia europea che un comandante faceva così tanto male ai turchi. Tanto che a un certo punto il sultano disse: basta, per favore, basta, facciamo 10 anni di tregua, tenetevi pure tutti i territori, tutto quanto, ma levatemi quell'uomo di dosso. E indovinate chi mandarono a trattare ed accettare le condizioni di pace? Sì, sì, Janos. Peccato che il Papa e Ladislao III, re d'Ungheria, non avevano nessuna intenzione di accettare la resa. E anzi, volevano battere i turchi al loro stesso gioco, la conquista. Così presero da parte Janos e gli dissero: oh bro, gli abbiamo detto che facciamo pace, ma poi appena si girano tu gli salti addosso e li secchi tutti. E poi continui fino a conquistare tutta l'Ottomania. Gran mossa quella del Papa. Esattamente la mossa che farebbe uno che non capisce una minchia di strategia militare. Al che Janos, che un po' se ne intende, Eva rispose: sì, bello, io ci provo anche, ma con le forze che abbiamo è già tanto se riusciamo a difendere. Sappiate che mi state mandando al macello. Ma ormai la decisione era presa. Peccato che i turchi avevano i loro informatori e sapevano esattamente dell'imboscata che le truppe crociate stavano per tendergli e come evitarla. Murad II portò il suo esercito al completo a Varna e si prepararono a fare ciao ciao con la manina alle truppe ungheresi. I Papa Boys, appena li videro, si presero malissimo, ma decisero di caricare lo stesso, guidati da re Ladislao II e usando Janos come semplice soldato. Risultato: metà dell'esercito morto e Ladislao che scappa nelle retrovie piangendo. Gran mossa militare. E così toccò al Cavaliere Bianco prendere in mano la situazione per evitare che il kebab diventasse il piatto principale di Roma. E ce la fece! Con dosi di cazzutaggine in barattoli da un chilo e solo metà dell'esercito riuscì a mettere in scacco le truppe di Murad II. Poi sì. Beh, Ladislao III tornò in prima linea, ma stavolta riuscì nel suo intento, ovvero farsi impalare la testa su una picca. L'esercito ungherese si diede quindi alla fuga, ma fu massacrato dai turchi. Janos riuscì a scappare, ma per poco venne fatto prigioniero da Vlad II, il papà di Dracula. Non esattamente la persona con cui vorresti intrattenerti in una cella buia e umida a prendere il tè delle 5. Ma Janos era troppo importante per essere lasciato in un carcere a marcire. Venne liberato pagando un riscatto. Ora però sorgeva un problema: l'Ungheria era senza un re. Così i nobili ungheresi elessero 5 capitani a cui affidarono il comando di varie zone del paese. E loro, da buoni compagni di merende, cominciarono subito a massacrarsi per prendere tutto il potere. E indovinate chi fu quello che vinse? Nel 1446 Janos venne proclamato reggente del regno d'Ungheria e come prima mossa andò a decapitare Vlad II, l'uomo che l'aveva imprigionato, e poi seppellì vivo suo figlio. Poi iniziò una serie di battaglie contro i turchi, un po' di vittorie, un po' di sconfitte, un'altra volta imprigionato e un'altra volta liberato. Normale amministrazione, insomma. Si passa così all'ultima epica impresa del Cavaliere Bianco. È il 1456 e i turchi erano carichissimi dopo aver conquistato Costantinopoli. Ora puntavano dritti verso Belgrado, verso la fortezza che, se conquistata, gli avrebbe dato le chiavi dell'Europa centrale. Janos era lì con suo figlio, 6.000 uomini e delle mura malandate, pronto a combattere contro 100.000 turchi armati dei più tecnologici gadget disponibili all'epoca. Il piano di battaglia era questo: piazzare suo figlio nella fortezza, uscire, fortificare le mura e poi darsela a gambe. Nah, impossibile per uno come Janos. E invece fu proprio quello che fece. I turchi arrivarono e iniziarono a blastare le mura come neanche Mentana sotto acido. E quando ormai stavano per crollare, Gandalf? Ancora? Ebbene sì, proprio come all'inizio della sua avventura, Janos nella sua armatura bianca caricò alle spalle dei nemici. Solo che stavolta era alla testa di 30.000 uomini. Una sola parola: massacro. E i turchi non tornarono più a farsi vedere per 70 anni. Ma Janos non visse abbastanza per vederlo, perché neanche un mese dopo l'assalto morì di peste. Viene ricordato oggi come uno degli eroi più famosi e popolari di Romania e Ungheria, e lasciò il mondo nelle mani del suo erede, Mattia Corvino, che in seguito diventò re d'Ungheria. Niente male per uno che era partito con un'armatura dell'Eurospin e un addestramento alla Maurizio Costanzo.